Ok, ben ritrovati. Ciao. Scusate il ritardo, ma è stata una mattinata impegnativa e ho dovuto recuperare una mezz'ora dopo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre-Monza Juventus. Allora, adesso ce la leggiamo, ok? Con calma. Poi facciamo una sorta di riflessione. Oggi la cambiamo. Oggi voglio proprio cambiare l'approccio. Ora vi leggo tutta la conferenza e poi nella seconda parte andiamo a discuterne. Concetti differenti. Come al solito vi chiedo un mi piace, un'iscrizione e magari un commento. Lasciatelo qui sotto nello spazio perché è molto importante per creare discussione e fatemi sapere prima che vada a dirvi le mie opinioni se anche voi avete avuto quell'impressione lì. Fatemelo sapere prima. Perché è importante, se no poi magari vi do un input e allora vi ho influenzati. No, voglio sapere prima. Fatemi sapere subito le vostre impressioni e commenti. Poi magari editate il commento o aggiungetelo sotto e completatelo dopo le mie elaborazioni mentali, che sicuramente saranno pippe mentali, però voglio assolutamente parlarne. Il Monza non ha ancora perso in casa. Lo scorso anno ci ha portato via 6 punti e non abbiamo fatto neanche un gol. Partita difficile e importante come le prossime, ma soprattutto domani per dare seguito al pareggio con l'Inter. È vero, l'anno scorso abbiamo perso sia l'andata che il ritorno, 1-0 là e 2-0 in casa, abbiamo vinto in Coppa Italia, però cerchiamo di almeno dare continuità in Serie A. Leggevo sul sito della Juve che il Monza potrebbe essere la prima squadra nella storia a vincere le prime tre partite contro la Juventus in massima serie. Facciamo in modo che non accada. Danilo e Alexandro saranno a disposizione, ma non al 100% la condizione. Locatelli valuteremo perché ha dolore. L'altro giorno è entrato e ci ha dato una mano. Valuteremo oggi. Non so ancora bene i giocatori perché dovrò vedere l'allenamento. Appunto, valuterò Locatelli e Nicolussi ha giocato una buona partita dopo tanto, ma dovrò valutare e nel caso troverò una soluzione. In qualche modo facciamo. Sarebbe commettere un errore inspiegabile e di poca maturità sottovalutare il Monza. Come abbiamo sempre detto e fatto fino ad ora, sappiamo i nostri limiti. Il gruppo è coeso. Abbiamo una buona classifica, ma non abbiamo fatto ancora niente. Il calcio, si sa, magari giochi una partita di approccio inferiore alle nostre caratteristiche e rischi di perdere. Vincere le partite non è facile e abbiamo fatto sei, e abbiamo 6 partite per finire il girone d'andata, di cui 4 trasferte: Monza, Genoa, Frosinone e Salernitana. È tutto da giocare e va fatto un passettino alla volta. Domani affrontiamo una squadra molto buona e che è ben guidata. Hanno buoni giocatori e messo in difficoltà tante squadre. I numeri lo dicono chiaramente. Come spesso capita nel calcio, la differenza la fa la fase difensiva. Nelle ultime 10 partite, in 3 non ha subito gol e nelle altre 7 soltanto un gol a partita. Quindi questo la dice lunga su una squadra che anche a livello difensivo andrà a complicare la partita. Sono andato a controllare ed effettivamente questa cosa è vera. L'ultima volta il Monza aveva preso 3 gol dall'Atalanta e poi nelle ultime 10, quindi 11 partite fa, e nelle ultime 10 ha mantenuto questo Runio di marcia difensivo, quindi tanta 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 roba. Io dentro lo spogliatoio della squadra non entro mai, è sacro, ovviamente in risposta a Rabiot che aveva parlato di scudetto. I giocatori, come tutti noi, devono avere l'ambizione di desiderare cose importanti. Il desiderio più importante deve essere la partita di domani. Fare un passettino alla volta e costruirci la classifica. Non scordiamoci che per la Juve rimanere fuori dalla Champions quest'anno e non per demeriti sportivi, e questo va sottolineatissimo, è stato un danno tecnico ed economico. Abbiamo il dovere di costruire un'annata sull'obiettivo minimo di tornare a giocare alla Champions League l'anno prossimo. Io faccio la svelenata alla Garcia ormai quando sento che l'obiettivo della Juventus è giocare la Champions, perché ve l'ho detto anche l'altro giorno, dopo le parole di Rabiot, io questa cosa non la voglio più neanche prendere in considerazione. Proprio, quindi ci sarà la sviolinata ogni volta che sento che l'obiettivo della Juve è tornare in Champions. Dovrà essere la Juve delle prime 13 giornate. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuna squadra. Serve rispetto di tutti a fare prestazioni di squadra come è successo fino ad ora, indipendentemente da come è andata la partita di domenica con l'Inter. Chiesa e Vlahovic hanno fatto una buona prestazione, ma stanno bene anche gli altri. Domenica scorsa hanno giocato loro, ma l'importante, e l'ho detto ai calciatori, il nostro obiettivo quest'anno è tornare in Champions League l'anno prossimo. Ci saranno dei momenti in cui qualcuno giocherà meno, però è giusto che sia arrabbiato. Ma per il bene di tutti, anche a livello singolo, tornare in Champions è molto importante. Ogni tanto mi viene in mente Perin che gioca meno, ha raggiunto un livello molto alto. Ma quest'anno lo spogliatoio è molto importante, nonostante che giochi meno è sempre molto presente. L'obiettivo è che alla Juventus l'anno prossimo torni a giocare il mercoledì o il martedì. Basta parlare di questa roba, mister, basta, ti scongiuro. Di solito in questi periodi parlano sempre del mio futuro. Ho un contratto con la Juventus fino al 2025 e stiamo lavorando insieme per quello che sarà il futuro della Juve non nel prossimo anno, ma nei prossimi.
Con i nuovi dirigenti vado molto d'accordo, sia con Scanavino, sia con la proprietà, che sono anni che ci conosciamo, sia con Manna Giuntoli e con tutto il settore giovanile, a cui tengo molto. C'è buona armonia per creare un futuro. Ho imparato nel 2014 che nella Juve passano gli uomini, ma rimane il DNA. Qui bisogna stare zitti, tenere il profilo basso e lavorare. Il resto non conta niente. Quindi con questa nuova dirigenza stiamo andando molto d'accordo per il futuro della Juve, non solo immediato, ma anche nei prossimi anni. Ho sottolineato zitti con questo movimento facciale, questo movimento della bocca, perché è esattamente quello che ha fatto Allegri. L'ha detto in un modo strano e poi ne parleremo. Non è questione dell'Inter, noi dobbiamo guardare la quinta e scappare da chi ci sta dietro. Non possiamo farlo in una partita, serve dare continuità, visto che il campionato, l'ho sempre detto, è una crociera. Serve tenere mentalmente. Essere a due punti dall'Inter è positivo per il lavoro fatto e deve darci voglia di desiderare tante cose. Allo stesso tempo vanno guardate quelle dietro, perché nel calcio le cose cambiano. Ecco perché migliorare e non mantenere è molto importante e va fatto tutti i giorni. Questo maledetto campanello. Ieri uno di voi mi ha anche scritto chi era il campanello. Possiamo ricominciare. Chiedo scusa. Perdonatemi. Hanno segnato 5 gol Vlahovic e 4 Chiesa. Ora servono i gol di Ken, Milik e Yıldız. Poi l'importante è vincere indipendentemente da chi fa gol. Su questo stiamo lavorando e cerchiamo di migliorare. In questo momento parlare del 30 di dicembre non ha senso. Facciamo una cosa per volta, che domani giochiamo con il Monza del mio amico Galliani. Ormai ci diamo del tu. Come al solito si conferma un dirigente di valore. Sono stato fortunato a lavorare con lui. Sono legato anche a livello affettivo. E Galliani non ha sbagliato come al solito l'allenatore. Palladino sta facendo molto bene e sono certo che nella crescita al fianco di Galliani possa crescere. Non solo a livello di campo, ma anche fuori. Farà un'ottima carriera come tanti allenatori giovani che stanno crescendo. Poi avere al suo fianco un dirigente di grande carriera e genialità come Galliani sarà importante per lui. Vabbè, che Allegri e Galliani avessero questo tipo di rapporto lo sapevamo già, non è una novità, ne aveva sempre parlato, non l'ha mai nascosto, e anche in occasione del funerale di Berlusconi, della morte di Berlusconi, era venuto fuori questo discorso. Io adesso lascerei da parte per il momento, poi vi sparo una grossissima illazione, il discorso relativo al Monza, relativo a Galliani, relativo a Palladino. Domani si giocherà la partita e questa è la cosa più importante in assoluto. Però oggi, come prevedibile, in conferenza stampa sono andati a fare Allegri le domande sul futuro, visto che in questa settimana si è discusso tanto di dimissioni, di allontanamento, di cambio in panchina e tutte queste cose qua. Era prevedibile, lo sapevamo. Ecco, io dall'anno scorso mi sono ripromesso una cosa, e cioè che non andrò a cercare indizi all'interno delle conferenze stampa di Allegri, perché anche l'anno scorso ero convintissimo che Allegri fosse esausto, non ne potesse più, fosse nauseato dalla situazione di non vederlo più alla Juve in questa stagione. Invece è rimasto, quindi non andrò a cercare indizi all'interno delle conferenze, perché già l'anno scorso mi ero anche illuso di questa cosa e non voglio passare questo messaggio. Però devo dire una cosa: oggi Allegri mi è sembrato sereno fino alla domanda sul suo futuro e poi triste e malinconico. Non so se questa cosa l'avete notata, è quello che vi dicevo all'inizio. Subito sereno, parlava, contento, qui e là, le sue cose, gli infortunati, ci mettiamo a posto, lo spogliatoio, l'obiettivo della Juventus. Domanda sul futuro, magone. Magone è un termine un po' dialettale, tristezza. Occhi lucidi anche, a un certo punto. Quindi ribadisco, non è un voler cercare un indizio, però è un sottolineare questo cambiamento di mood, di espressione, proprio di modo di approcciarsi. E io questa cosa l'ho vista con grande chiarezza e vi dico che in realtà ho letto una sorta di frecciatina anche, non so nei confronti di chi, non ne ho idea, perché Allegri stava parlando di una dirigenza con la quale si trova bene, uomini anche nuovi con i quali si è trovato bene, settore giovanile, la squadra, tutto bene, tutto perfetto, però quel bisogna stare zitti. Cioè, si è proprio visto questo nervo, questo muscolo facciale che non era sereno, era proprio una sorta di rabbia. Sembrava proprio che nel mentre che diceva questa cosa stesse pensando a una persona in particolare, qualcuno che magari gli ha fatto un torto. E allora vi dico proprio la verità. Mi viene forse da pensare davvero a Zazzaroni. Non lo so, la butto lì, perché boh. Non avrebbe senso in realtà questa cosa. Avrebbe senso solo in un caso.
Allegri va a confidarsi con Zazzaroni e dice: guarda, quest'anno è l'ultimo anno, non dirlo a nessuno, e Zazzaroni lo va a dire. Ed Allegri questa cosa non va bene, perché si va a destabilizzare l'ambiente, come aveva fatto Zazzaroni un po' con Mihajlovic, anche se la situazione era ovviamente diversa, ovviamente diversa, però lo stesso principio, non dire questa determinata cosa, invece te la dico, quindi forse troppa fiducia data a lui. Poi qua stiamo veramente vagando, però Allegri sta parlando della dirigenza, sta dicendo un sacco di cose positive sulle persone che è intorno, e poi un po' di tristezza, che magari va a confermare questa cosa, il fatto che sarà l'ultimo anno perché non è più legato come era legato invece prima alle figure che c'erano prima, e quindi era un'altra Juve, e quindi è l'ultimo anno di contratto, quello che è. E poi questa sorta di nervoso e questo cambiamento del mood. E allora vi dico, ripeto, non voglio cercare indizi, vi sto solamente raccontando le mie impressioni, quello che ho pensato, perché queste cose le ho pensate. Allora mi sono fatto un viaggio sul finale, è un'illazione clamorosa, grandissima, gigante, dateci meno peso del solito, ancora di meno, se ne date 1 su 10 di peso di solito, quello che dico, datene 0-1, proprio il minimo indispensabile. Però anche la domanda su Paladino, dove dice sì, ottimo allenatore, tanti altri allenatori giovani cresceranno, però il focus qual è? Che Galliani non ha sbagliato allenatore come al solito, e al fianco di un dirigente geniale come Galliani Paladino crescerà bene. Non so se Paladino sarà l'allenatore della Juventus un giorno, un domani, non ne ho idea, però Galliani ci ha detto che Paladino era stato cercato da una grande squadra, Juve, non lo so, non ne ho idea. Dovesse partire Paladino quest'estate, direzione Napoli, Inter, Milan, Roma, Lazio, Juve, Fiorentina, non lo so, Atalanta, potrebbero cambiare bene o male tutte le panchine in Serie A al termine di questa stagione, bene o male potrebbe cambiare un po' tutto. Allora Paladino che va via, si libera la panchina del Monza, Allegri al Monza. Se Allegri davvero si è stancato di questa situazione, di non avere quella dirigenza forte per legami affettivi principalmente, perché quello tra Agnelli e Allegri era un legame affettivo forte, dovesse liberarsi la panchina del Monza, non lo so, perché io vi dico la verità, ci ho pensato questa cosa, poi se dovesse essere scambio di allenatori non ne ho idea, però secondo me Paladino alla fine della stagione potrebbe lasciare il Monza, potrebbe arrivare in una squadra di livello, poi non so se di livello come la Juve o un livello intermedio, questo non ne ho idea, quindi la panchina del Monza potrebbe liberarsi, e dato che c'è questo meraviglioso rapporto umano tra Galliani e Allegri, e Allegri potrebbe lasciare la Juve al termine della stagione per via dell'ultimo anno di scadenza e per via di tutto quello che abbiamo raccontato in settimana, vi sorprenderebbe vedere Allegri al Monza? Devo dire la verità, in questo momento non tanto. Poi la cosa importante domani è giocare questa partita, indubbiamente, però devo dire la verità, a questo ci ho pensato. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.